Nel giorno della festa dei lavoratori, il governo sceglie di lavorare. Giorno per chi vive nel lavoro. È un pessimo decreto e non è quello di cui abbiamo bisogno. È una scelta della quale io vado profondamente fiera. Tu stai allargando in realtà la precarietà. L'obiettivo non era certamente quello. È il nostro giorno, è il primo maggio. Questo è il nostro primo maggio. Per fare la festa ai lavoratori. C'è poco da festeggiare. Lo facciamo con una serie molto articolata di provvedimenti. Per andare davvero incontro a lavoratrici e lavoratori. Noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo. Loro non credo abbiano mai incontrato, dialogato o parlato con i percettori di reddito di cittadinanza. E davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta. È una repubblica fondata sulla precarietà del lavoro. E oggi destiniamo l'intero ammontare di quel tesoretto al più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni. Giorgia, ma che sta lì? Le polemiche le lasciamo agli altri. Avanti così. Buongiorno, è il primo maggio, questo giorno. Buongiorno e soprattutto ben ritornati al nostro diario dell'aria che tira, dalla polemica ormai molto nota sull'armocromista al famoso palco di un ex esponente di spicco del Partito Democratico, Eli Schlein, per la prima volta la Leopolda di Firenze. Si prende la scena e lancia la prossima sfida, una piazza unica con i sindacati contro Giorgia Meloni. Guardate. Siamo alla Leopolda, da qui oggi parte quella che i sindacati hanno definito una primavera di mobilitazione permanente contro il decreto lavoro di Giorgia Meloni. Da ancora più precarietà a quello che già c'è sta adesso. Qui oggi è attesa anche Eli Schlein nel tempio del renzismo, la Leopolda, per far sentire la vicinanza del Partito Democratico ai sindacati e ai lavoratori. Il grande assente invece è Giuseppe Conte. Hanno approvato un decreto che hanno chiamato lavoro, ma sarebbe più corretto chiamare decreto precarietà e ricattabilità. Qua è stato ucciso un diritto grande, insomma, 18. Articolo 18, quindi anche essere qua per noi credo che abbia anche quel significato. Ha comprato il Riformista oggi, il nuovo giornale di Renzi? Io ho sempre comprato l'Unità. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie. Fatemi dire, siccome siamo in un luogo particolare, che sarà mia e nostra cura in questo nuovo corso del Partito Democratico cercare di ricostruire con umiltà una relazione basata sull'ascolto e basata anche sul riconoscimento degli errori che sono stati fatti negli anni precedenti e che hanno prodotto fratture sociali profonde con voi, con le lavoratrici e con i lavoratori e con le rappresentanze sindacali. Forse la Schlein è quella che interpreta meglio l'avvicinamento della politica al lavoro. Stiamo provando a capire, Conte non è venuto o non l'avete invitato? Io so che sono stati invitati tutti. Se Conte non viene però mi fa un po' effetto, perché proprio qui lui poteva avere un valore simbolico. Il meno peggior governo dopo il primo governo Prodi è stato il Conte 2. Avete bisogno di un'asse con PD e 5 Stelle per contrastare questi provvedimenti del governo? No, guardi, le cose del PD le discute il PD, le discutono i 5 Stelle, il sindacato non discute con nessuno, noi facciamo un altro mestiere. Potreste valutare di andare in piazza con il Movimento 5 Stelle nella manifestazione che Conte pensa di convocare a giugno? Adesso in piazza noi ci andiamo con le nostre posizioni e le sono manifestazioni aperte a tutti. Se sono d'accordo con noi partecipano tutti. Se Meloni dice ho fatto il taglio alle tasse più clamoroso della storia, dice una cosa che è falsa. Sui numeri del decreto lavoro annunciato il primo maggio dalla Premier si abbatte l'opposizione. Bene il cuneo fiscale, ma vogliamo che sia permanente e si possono ottenere le risorse facendo pagare le tasse a chi non le paga, non solo gli evasori ma anche quelli che godono di regimi speciali con aliquote molto molto basse. Intanto iniziamo a mettere i soldi nelle tasche dei cittadini, o dà fastidio questa operazione? Che non è il più grande taglio di cuneo fiscale di tasse che ci sia mai stato, al contrario, è uno
dei più bassi e temporaneo fino alla fine dell'anno è comunque un dato positivo. Il decreto promette fino a 100 euro lordi in più in busta paga per i lavoratori coinvolti, la metà secondo l'opposizione. Dal governo la ministra del lavoro Calderone punta a superare il termine del 2023 del bonus, prevedendo 10 miliardi per il prossimo anno. C'è la volontà di abbassare e di tagliare appunto il cuneo e di lasciarlo tale. Vediamo anche cosa succederà da qui a dicembre. Sulla capacità d'acquisto degli italiani torna però a mordere l'inflazione. Senza neanche questo aiuto l'inflazione non solo l'avrebbe altro che neutralizzare, l'avrebbe uccisa. Il decreto prevede inoltre l'ampliamento dei voucher e il superamento del decreto dignità sui contratti a termine. Questo governo oggi consegna i lavoratori al precariato selvaggio. È la rimodulazione del reddito di cittadinanza ad inasprire lo scontro. La polemica si accende attorno al futuro degli occupabili, i quali subiranno un drastico taglio al sussidio da settembre. Non è che domani troveranno un posto di lavoro. Vorremmo capire perché non è stato fatto un grande investimento sulle politiche attive del lavoro. Io sono fiera che il governo abbia scelto di celebrare il 1° maggio con i fatti e non con le parole. Buon 1° maggio a tutti. E adesso al lavoro. Ore 11, i palazzi della politica sono chiusi, ma non quello del governo. La Meloni gira un video tra i corridoi di Chigi elencando le misure sul lavoro che il Consiglio dei Ministri sta per varare. Rivendica la scelta di avere convocato il CDM nel giorno della festa dei lavoratori. Ma le polemiche non si placano. Ore 12 da Potenza, dove sono in piazza con i lavoratori, i sindacati vanno all'attacco. Io ho trovato non troppo rispettoso dei lavoratori e della festa dei lavoratori decidere di fare un consiglio dei ministri il 1° di maggio. Avete sbeffeggiato i giovani che oggi saranno al concertone di CGIL, CISL e GUIL. Avete il coraggio di spiegare a quei ragazzi che da oggi permetterete alle aziende di utilizzare i contratti a tempo determinato ancora di più? Ore 13, il Consiglio dei Ministri termina e forse proprio a causa delle tensioni nessuna conferenza stampa è convocata, ma viene diffuso il video della Meloni da Palazzo Chigi. Posso assicurare che i nostri non sono interventi spot, ma invece c'è dietro, lo leggerete nel decreto, invece una visione che poi si concretizzerà e si scaricherà a terra. Sono le 15 quando, poco distante da Palazzo Chigi, in piazza San Giovanni, inizia il concertone. Il governo si occupa dell'Italia, CGL e Sinistra pensano a cantare in piazza, è il messaggio che sembra arrivare dal centrodestra. Ma il punto non è si balli o non si balli, il punto è che quando si fa politica si fa quel mestiere, il compito è quello di migliorare la vita dei lavoratori e lavoratrici. Questo governo non lo fa. Andremo avanti con la mobilitazione nella prospettiva che il governo riprenda il cammino, ripeto, del dialogo e del confronto. Giorgia Meloni ha deluso, diciamo, aspettative molti giovani. È una bravissima politica e sicuramente condurrà il paese molto bene. Troppi giovani senza lavoro, che pensino loro. Landini ha detto è una presa in giro fare il CDM sul decreto lavoro oggi che è il 1° maggio. Una mossa tipica della destra, svalutare una festa come oggi che è una festa storica per i lavoratori. Evviva anche la Meloni perché è una persona come tutti noi. Il reddito di cittadinanza è un aiuto giusto a chi ne ha bisogno. Lavoro, il mio rispetto, il mio diritto mi passa, il reddito di cittadinanza. La gente viene al lavoro, poi la gente si approfitta, sta a casa, è nudo a lavorare, fai dai soldi a loro. Io me la dappertutto tranne che qua. Facciamo un applauso a noi, vai! Ellie Schlein come nuova segretaria del PD. No comment. Penso possa essere una figura un po' di svolta. E speriamo che finalmente la sinistra unita si dia una mossa. Il problema del PD è che non riesce a fare le alleanze. Per il salario minimo secondo me non c'è proprio una discussione perché si tratta di dignità del lavoratore. Questa pioggia fermerà oggi il concerto del 1° maggio? Assolutamente no. Abbiamo il kiwi in borsa e quindi siamo pronti a stare qua a festeggiare. Chi non ha vissuto dopo 33 anni, non scudetto nostro, ma la dici della Juventus.
tutta la città è in fermento per quello che sarà il terzo scudetto della storia del Napoli ed è corsa al gadget sportivo. Abbiamo scoperto che per acquistare tazze, calzini, viene utilizzato addirittura il reddito di cittadinanza. Guadagniamoci il pane. Anche altre storie in Napoli, io vedo lì bandiere, sciarpe, sì. Non ho mai lasciato la testa del reddito, eventualmente si può fare con quella? Sì, sì. Fanno problemi con la dicitura, no? Mentre poi fanno i controlli. No, mamma mia. In questi giorni stanno pagando tutti con i reddito. Cambiamo negozio, ma anche qui. Anche prendo tipo il cuscino, pure quello posso fare con la tessera? Sì. Non vi posso passare con la tessera? Come, tranquillamente. Le vendete le bandiere? Sì, sì. Posso chiedere quanto costano? Le piccole 6, poco altre da 15. Ma eventualmente devo pagare con testa del reddito? Sì, sì, sì. E come si passa? Perché ho paura che mi fanno i controlli. Invece che ha fatto la spesa al supermercato. Ma tu puoi spendere dappertutto. La descrizione ti esce, tipo bicchiere, Napoli, questo sì. Però si può passare. Però io ne passo tranquillamente, quindi comunque siamo in un market, quindi non è che beh, in uno store che possono aspettare qualcosa. Okay. Allora ci sta Junior Senior. Ma si può pagare pure con la testa del reddito? Come no? Di 10 negozi in cui siamo entrati, solo un commerciante si è opposto alla nostra richiesta di voler pagare col reddito di cittadinanza. Posso dirti quanto costa questa sciarpa? La sciarpa di chi è? Oh, adesso del reddito, si può pagare con quella? No, col reddito no, non riesco. Mentre nel ventre di Napoli, grazie al sussidio, si possono acquistare magliette, bandiere e ogni tipo di gadget, compresa la ricercatissima bottiglia di spumante con il terzo scudetto sull'etichetta. No, cos'è quello spumante, no? Okay, questo è detto, quindi potevo pure col reddito. Sì, ma non la buttare, la bottiglia di conservo, questa è del Napoli, anche che sei fosse da lì. Non ci sono niente, eh? A non c'è da niente, non esce il nome a me. Questo qua non controlla nessuno, nelle salmerie normali come noi non esce scritto. Okay. Supermercati c'è scritto champagne, latte, okay. Capito? Così non esce scritto niente. Tu puoi dire pure hai fatto la spesa. Bene? Ti ho barato un'altra cosa. I tifosi si sono riforniti in questi. Con le schede, con le e tu hai paura. E così per 8 euro saremo riusciti a comprare questa bottiglia di spumante marcata del Napoli con la tessera del reddito di cittadinanza. Non può essere soltanto una giornata di festa, deve tornare ad essere una giornata di lotta. Il primo maggio dei percettori di reddito di cittadinanza si trascorre qui, in corteo tra le strade di Roma, nelle stesse ore in cui il governo è al lavoro sul decreto che lo sostituirà definitivamente. Le condizioni peggiorano, le decide il governo e su questo ci organizza pure la festa. Noi siamo un'altra piazza. Una piazza condivisa con gli studenti, i movimenti per la casa, il sindacato di base. I percettori sono una piccola parte, la loro lotta è un tutt'uno con quella per il lavoro, i contratti stabili, il salario minimo. I grossi sindacati puntano ancora alla concertazione, ma non è più tempo di concertare, non c'è più niente da concertare. Stiamo lottando per avere un reddito maggiore, non minore. Io prendo 700 euro di reddito. Attualmente sto con mio figlio. 40 euro al mese di reddito di cittadinanza perché io vivo con mia madre. Prendo 780 euro di reddito di cittadinanza. Le nuove norme, l'assegno di inclusione la convince? Assolutamente no, mi convince il lavoro. L'idea che si debba accettare la prima offerta di lavoro e che possa essere anche a 80 km di distanza? Mi devi dare delle condizioni dignitose, quindi un salario che mi permetta di poter fare 80 km al giorno, ma non è la realtà di questo paese. L'alternativa al reddito sono lavoretti super precari che magari ti danno una cifra che è inferiore a quello che prendo col reddito di cittadinanza, che è uno scandalo. E sono lavori comunque a 2 mesi, trimestrali, dopodiché sei di capo a 12. Questo governo sta attaccando in modo diretto i poveri. Quando parlano del reddito di cittadinanza e dicono che stanno sul divano, ma chi sta sul divano? La pacchia ce l'hanno loro da anni. È vergognosa. È vergognosa e si dovrebbero vergognare. Penso che il lavoro di Conte fosse pessimo. Qui mi sa che la matrigna ce l'abbiamo in casa. Dicono di me che sono una strega drogata e truccata e piena di sé. Chi
due non intrattenessero corrispondenze di amorosi sensi, beh, era sotto gli occhi di tutti. Del resto, la leader dei Fratelli d'Italia, unica a non aver mai condiviso gli scranni della maggioranza con i colleghi a 5 Stelle, ha da tempo giurato battaglia ai totem del movimento. Reddito di cittadinanza è metadone di Stato. Annunciata a gran voce in campagna elettorale, la riforma del reddito di cittadinanza è stata approvata nell'ultimo Consiglio dei Ministri, distinguendo occupabili e non. Tra il reddito di cittadinanza e rubare c'è prima l'opzione di andare a lavorare. Nello stesso decreto ha trovato posto anche la revisione di un altro provvedimento a marchio 5 Stelle, il decreto dignità sulla disciplina dei contratti a termine. Decreto dignità. Tu aumenti i cavilli, otterrai che quel lavoratore a tempo determinato diventi un disoccupato, un lavoratore in nero. State ristrutturando gratuitamente le vostre case. Gratuitamente. Gratuitamente. Questo gratuitamente pesa sulle casse dello Stato per circa 60 miliardi di euro. Iniziato già con il governo Draghi, lo smantellamento del superbonus ha segnato subito la distanza tra Giorgia Meloni e l'ex avvocato del popolo, così come il diverso approccio al piano nazionale di ripresa e resilienza. PNRR, se fosse stato per voi non l'avremmo avuto. Onorevole, le devo chiedere di concludere. Potrei dirti che ci sta un colpo di fulmine in futuro. Mentre Conte rivendica i meriti del PNRR, Meloni studia le modifiche rivedendo al ribasso il budget di spesa che il leader del movimento aveva contrattato in Europa. Ci sono nel PNRR ipotesi che erano state fatte che non sono realistiche. Infine il nodo giustizia. La nomina dell'ultragarantista Nordio a Via Renula ha segnato un'inversione di marcia rispetto ai toni dell'allora ministro Bonafede e del suo spazzacorrotti. Curioso allora che proprio sull'ex guardasigilli 5 Stelle e Fratelli d'Italia abbiano trovato per la prima volta un punto d'incontro con la sua elezione a membro laico del CSM. E non è detto che non possa nascere una nuova, inedita collaborazione anche sulle riforme. Ti preoccupa? Vogliamo informare i cittadini di che cos'è questa struttura che cambia la vita a milioni di persone e la cambia in peggio. La critica a tutto campo alle politiche dell'Europa matrigna, club di oscuri burocrati, ha sempre unito sovranisti e populisti e premiato in termini di consenso. Questa Unione Europea è una gabbia antidemocratica. Questa moneta unica non ha senso alcuno. Ci ritroviamo di fronte a quello che anche in questa occasione drammaticamente si conferma come un banale comitato di affari di usurai. Se l'austerity ha compromesso a lungo la possibilità di un rapporto pacifico tra Unione e Italia, l'euroscetticismo è stato alimentato sui dossier più disparati, dalla moneta unica alla gestione dei migranti. L'emergenza Covid segna il cambio di passo, i vincoli di bilancio si allentano, cade il tabù del debito comune e l'Europa diventa generosa. È il momento di ricostruire. La svolta è che l'Europa per la prima volta ha abbandonato una prospettiva di austerità e ha consentito ai Paesi membri di poter pianificare. È l'ex populista a rivendicare di aver portato i soldi, ma è l'ex banchiere Mario Draghi che eredita la gestione dei conti e che lavora alla revisione delle regole di stabilità nella nuova Europa post-pandemia. Le regole del patto di stabilità verranno discusse e mi pare difficile restino uguali dopo quello che è successo. Anche la premier del nuovo governo di destra-centro, leader dell'altro partito antisistema, invoca attenzione sulla crescita e lavora, sulla scia del predecessore, alla costruzione di un rapporto normale con Bruxelles. Noi abbiamo avuto un patto di stabilità e crescita che negli anni passati era molto più attento al tema della stabilità. Oggi abbiamo bisogno di attenzione al tema della crescita. Ora la traiettoria di riduzione del debito tracciata in Europa complica l'ingresso dell'Italia nella nuova fase del rapporto e alimenta il timore di un nuovo ciclo antieuropeista. L'Europa si sveglia adesso o mi domando che senso abbia di esistere? Sta imponendo sacrifici agli italiani sulle auto, sulla casa, sulle tasse. Almeno sul controllo delle frontiere dovrebbe finalmente darci una mano. Ingresso da star davanti ad una platea di pochi intimi. E quelli che dicevano siamo pronti adesso stanno ammettendo che non riescono a gestire i soldi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Guardate, è un fatto talmente grave che io ho detto una cosa a nome del Movimento 5 Stelle.
Va bene, non siete capaci. Benissimo, ci siamo noi. Siamo a Brescia, ultima tappa di un tour nel profondo nord, dove Giuseppe Conte è venuto a sostenere i propri candidati sindaco alle prossime amministrative, alternativi alla destra, ma anche al PD. Noi non abbiamo l'ambizione di far tutto da soli, ma abbiamo l'umiltà di studiare, di imboccarci le maniche e di impegnarci costantemente per i cittadini. A Brescia la sfida è apertissima e il Movimento 5 Stelle potrebbe essere l'ago della bilancia, ammesso che si vada al secondo turno. L'appello all'unità delle forze di Movimento 5 Stelle e PD, lanciato da tre intellettuali, tra cui il sociologo De Masi, è arrivato troppo tardi. Noi assolutamente siamo disponibili a dialogare con tutte le forze del campo progressista che abbiano ovviamente, come noi, condividano principi e valori. Per costruire un coordinamento efficace occorre anche un po' di tempo. Occorre di tempo perché non basta un incontro di vertice. Noi abbiamo preso le distanze dal PD da mo. Ideali come quello del Partito Democratico secondo me non sono compatibili con quelli del Movimento 5 Stelle. Il PD ha imitato in troppe cose la destra. Ho sempre visto grandi divisioni, grandi lotte. Posso dire che mi piaceva Bersani. Ma non ha paura che porti via dei voti il Movimento 5 Stelle, il PD di Elly Schlein? Sì, quelli che ha preso ultimamente molto probabilmente sì. Che se il PD tornasse a sinistra ci sarebbe bisogno del PD. Secondo me è l'unica persona che può dare un equilibrio a questa politica che non è né di destra né di sinistra. A Palermo, avendo ottenuto il 15%, è giusto che si parta da qua. Abbassare! Ed eccolo Carlo Calenda a Palermo, dove Azione ha ottenuto il 15% nel collegio che lo ha eletto senatore. Riparte da Palermo, senza Renzi, al quale non riserva elogi. Non è l'intenzione di Matteo Renzi costruire e far funzionare quella federazione. Se tu dici che vuoi fare la federazione, costruisci il comitato politico della federazione, dopodiché riprendi il partito direttamente in mano, diventi presidente e imperatore del partito, tu stai dicendo che quella cosa non crede. Tra i commentatori, dietro i politici. Ho preso in una stanza e gli ho detto, amico mio, o si fa il partito unico seriamente, o io le prese in giro, non l'esercito. E soprattutto verso i 2.500.000 elettori che ci hanno votato perché gli abbiamo fatto una promessa. L'ipotesi del partito unico sembra ormai tramontata. Matteo Renzi è un tipo molto sveglio, ma io, uno che mi dice, io l'impegno lo prendo dopo aver visto che è eletto segretario, gli dico anche fatta in giro, perché acca, come si dice a Napoli, nessuno è fesso. E forse Renzi, a quello che si è vero, non è stato coerente il progetto di costruzione del nuovo partito, tutto qui. I compromessi si accettano quando si costruisce, non compromessi per trovare delle nomine in giro, per trovare più seggi. Come diceva un tizio piuttosto famoso, per l'alto mare aperto, perché siamo nati e siamo andati per l'alto mare aperto. Musiele Antonioni, Zaccarelli, Mambo e Italiano. E Mambo, Mambo. Da Archimede a Galileo a Leonardo a Fermi. Io credo che noi siamo al centro dell'innovazione globale. Ne dobbiamo essere convinti prima di tutto noi e fornire un quadro legislativo all'impresa per fare questa grande rivoluzione che sia un esempio per il mondo. Ce la possiamo fare. L'Italia è Roma come hub dell'innovazione. Al tempio di Vibia Sabina e Adriano, la Camera di Commercio di Roma svela l'11ª edizione della Maker Faire, la fiera della tecnologia in programma tra il 20 e il 22 ottobre nella capitale. Roma riparte utilizzando l'innovazione come unico strumento per costruire un futuro. Una 3 giorni dedicata alle innovazioni in ogni campo, dalla robotica all'economia circolare, passando per il metaverso e l'intelligenza artificiale e per i cambiamenti che porteranno al mondo del lavoro. Da una parte alcuni lavori ripetitivi e faticosi
vengono eliminati, ma di per sé non è negativo. Dobbiamo stare attenti che in questo periodo di transizione chi si trova in difficoltà in questa trasformazione non venga lasciato solo. Alla Maker Fair si parlerà anche di spazio, un settore dove vuole mettere mano anche il governo Meloni. Sarà l'ultimo atto di questo processo legislativo, per il febbraio del prossimo anno pensiamo di arrivarci, per poi raccontare la nuova Italia che si è alzata in piedi e guarda al futuro qui da Roma. Sono da poco trascorse le 7 e quella che vedete che sta per attraccare al porto di Napoli è la Geo Barents, la nave di soccorso di Medici Senza Frontiere. A bordo delle 75 persone salvate al largo delle acque della Libia ci sono 41 bambini, 34 non accompagnati. Sono in buone condizioni mediche, però chiaramente psicologicamente provati, anche perché molti di loro sono non accompagnati. Soprattutto alcuni, quelli un po' più grandi, quelli che magari non erano accompagnati, che magari hanno perso i genitori. Non sappiamo se durante il viaggio o prima o comunque in generale. Là abbiamo visto una maggiore, diciamo, sofferenza. Dopo 72 ore di navigazione, la nave sarebbe dovuta arrivare a Napoli nella tarda serata del giorno prima, ma le condizioni meteo non l'hanno permesso. Sono praticamente 900 km lontano da dove abbiamo soccorso, ci sono tante altre porte più vicino, per una quantità piccola, 75 persone potrebbero essere sbarcati, ma abbiamo visto, questa è la pratica, di mandarci più lontano. Questa volta siamo fortunati a non vedere quello che abbiamo visto a bordo della CI4, cioè dei cadaveri, delle persone arrivate cadaveri o salvate già quando la vita non c'era più. Sono stati allestiti i primi punti di accoglienza dell'ASL, dove sono effettuati i controlli medici e i tamponi allo sbarco. Adesso saranno accolti all'ospedale del mare, nel residence, e si cercherà di capire qual è la struttura idonea per l'ospitalità. Non neghiamo che noi siamo in affanno, le nostre strutture di accoglienza sono sature. Mettersi in questo viaggio è un risultato della disperazione delle famiglie e delle mamme che devono affrontare questo modo di viaggiare per non avere alternative legali sicure, per farlo senza rischiare la vita di se stessi e delle persone che più vogliono bene. Saluti romani e rito del presente, così un migliaio di neofascisti ha ricordato a Milano Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso negli anni 70 da estremisti di sinistra. Il primo 29 aprile con la destra al governo e rispetto al passato al corteo serale non ci sono esponenti di Fratelli d'Italia e della Lega. Completamente deluso, assolutamente, da Giorgia Meloni e da una destra, posso chiamarla sbiadita, si può dire, assolutamente inconsistente, incoerente. Il fatto che Fratelli d'Italia abbia detto ai suoi militanti di non partecipare a questa celebrazione, ma solo le celebrazioni istituzionali, che poi è una sola, è il fattore stesso che c'è una rottura. Quest'anno la destra di governo ha ricordato Ramelli nel pomeriggio con il sindaco Beppe Sala e il presidente del Senato Ignazio La Russa. La memoria di oggi è una memoria che vuole incitare alla pacificazione nazionale, che non vuol dire parificazione. È stato un gesto di pacificazione, secondo lei, andare a Praga il giorno del 25 aprile? Questa è una scelta sua. Il tema è semmai non assumere comportamenti che invitano invece a esasperare i conflitti. Le parole del programma del Presidente del Senato sulla liberazione sollevano ancora domande. Siamo il 25 aprile, lo farai in Italia o andrà di nuovo a Praga? Vergognati! Fasciste a casa! Cosa si sente di dire però a quelli che stasera ricorderanno Ramelli con i saluti romani, Presidente? Non lo so, perché come fa lei a sapere come li ricordate? Io non ci so. Ah, come tutti gli anni lei prevede il futuro, io no. Ciao a tutti cittadini italiani, si fa finalmente la manovra del popolo col reddito di cittadinanza. Adesso vi portiamo fuori. Ho
Oggi è un momento che noi riteniamo storico. Con reddito ti trovi un lavoro, quindi non sei più ricattabile. 780 euro al mese devono andare a 10 milioni di persone. Questa è oggi l'Italia, l'Italia che magari non ci piace. Dovremmo addirittura ampliare la platea. Molti mi dicono: sto a casa con reddito di cittadinanza e mi becco l'aria condizionata. Pensate se non ci fosse stato in un momento di Covid. Trovarsi ai margini, alle soglie della povertà, non è una colpa. È uno spirito, francamente, che io condivido, ma deve essere ottenuto senza abusi. Lo affronteremo in maniera molto laica. Il reddito di cittadinanza è metadone di Stato. Mi sembra che oggi sia nata una maggioranza per rivedere il reddito di cittadinanza. Alessandro raccontava che senza i 250 euro di integrazione al reddito lui non può pagare l'affitto. Lo dico a tutti quelli che pensano di poter stare sul divano, ricevere il reddito di cittadinanza, perché il lavoro fatto nei campi è un lavoro indegno. Non permetteremo mai che venga smantellato. Io rivendico questa scelta di abolire il reddito di cittadinanza per chi può lavorare. La prima cosa che il governo dovrebbe fare per il lavoro. Trovarlo, sicuramente trovarlo. Gli stipendi andrebbero alzati. Direi proprio di sì. Mi sono rotto, io mi sono rotto. Qual è la prima emergenza sul lavoro da risolvere? Bisogna includere i giovani, ma che si sanno queste cose, no? Non è che ha dedicato molto spazio ai giovani, quindi sicuramente cominciare a notarci. Diminuire le tasse sul lavoro, il famoso cuneo fiscale che sempre parla e mai non fa. E stabilizzare tutti i precari. Mandare in pensione prima gli anziani e far lavorare i giovani, questo sì. Pensare più che altro agli italiani. E badare di più alle mamme. Oh, dovrebbe abbassare un po' le spese, dovrebbe abbassare. Le tasse. Le tasse, che sono tante. Dice lavoro rende nobili. Riformare il reddito di cittadinanza è no, giusto? No, quello proprio butterei a fiume. Io invece lo riformerei. Se un invalido prende una pensione che non la deve prendere, punisci quello, no? Che leviti alla pensione di invalidità a tutti. È molto difficile, perché poi italiani e italiani siamo un po' furbetti, capito? Gigino Nazionale l'ha studiato molto male, ci ha fatto buttare parecchi soldi con i navigator. Dipende da come lo riformano. Come no? Per me il reddito di cittadinanza è stata una delle più grandi catastrofe italiane. Precario il mondo, precario il mondo. Presidente Meloni, le chiedo più lavoro per tutti. Ci sarebbero tante cose da chiederti, mi sembra un elenco così lungo, quindi è meglio lasciar stare. Queste qua, queste le dipinge mia figlia, c'è molto lavoro. Io sto dalle 8:30, non è che chissà quanti incasso io riesco a fare. 15 ore al giorno in piazza con la sua bancarella. Carla ha 57 anni e aiuta la figlia a vendere i suoi prodotti artigianali. Se muovo voglio andare a lavorare, ma chi mi piglia a fatica? Io non ho mai avuto reddito di cittadinanza, non l'ho mai chiesto perché nel Ripo Rap, come diciamo a Napoli, io ho sempre lavorato. La sua, una vita intera a lavorare con le mani, prima pellicciaia, poi artigiana. Io lavoro da quando avevo 13 anni. E, diciamo, ho sempre lavorato a nero, mai avuto un contributo. Io dovrei prendere la pensione sociale lavorando da quando ho 13 anni. E per questo i miei figli l'ho fatti studiare, perché mio figlio mo fa il concorso di magistratura, ringraziando, e io non ho neanche la terza media, sono proprio fiero di questo. Eppure c'è altro a pesare oggi, dopo una vita di sacrifici, ancora a combattere tra spese insostenibili e inflazione. La ceramica ha aumentato il costo perché la corrente, siccome questo è un prodotto che lavora con i forni, la corrente si consuma di più e noi automaticamente dobbiamo aumentare il prezzo, aumentando il prezzo non vendiamo. Si rinuncia a qualcosa, si rinuncia alle fette di carne teurne, si rinuncia al pesce che costa tanto, e alle uscite che prima si facevano di più, adesso si fanno di meno. La macchina l'ho venduta quest'anno proprio perché non riusciva a pagare tutte le spese. L'unico prezzo che non, e lo dico sempre fra virgolette, è il lavoro, cioè il guadagno di un operaio, è sempre lo stesso.
aumentano i prezzi e le persone prendono sempre gli stessi soldi. Ho preso 4 cose e ho speso 13 euro, 2 melanzane, 6 uova, una vaschetta di fragole e basta più o meno. Anche il latte, io ieri l'ho pagato 2,20, è tanto. Col nuovo decreto lavoro approvato il 1° maggio, il governo rafforza il taglio del cuneo fiscale, buste paga più pesanti, ma una tantum, cioè da luglio a dicembre, per i redditi fino a 35.000 euro. Ma il governo come sta agendo secondo lei? Cuneo fiscale? Carità. Buste paga più alte? Ma dove stanno queste buste paga? Io ne vedo. Poi qui il governo sta facendo... Io non capisco, 25.000 euro, 35.000 euro. Cuneo fiscale. Cuneo fiscale, poi oltre un signore dopo i 35.000 euro. Il cuneo fiscale in questa maniera, eccetera. Però come risolvono loro il problema della minore entrata delle tasse, che già tutto non funziona? Il supermercato è diventata una cosa assurda, anche perché dopo torni a casa e dici che cucino, che mangio. Uno non porta a casa niente. Esatto. La pensione prima si arrivava al 31, adesso arriva al 22-21. Si penserà a Meloni, a darci qualche sussidio, qualche cosa, a mandare avanti la situazione, perché così se può, si crede poco, però va bene. Io vedo anche sui biscotti, per esempio, i biscotti senza zucchero, che tu una volta li pagavi a 2,49, adesso li paghi anche a 3,49. Tutti un po' tristi, depressi, e quindi anche gli acquisti sono così. Girati. Modo. Cioè il modo più assoluto. Ci sono soldi. Bravo, ma è la base fondamentale. Sicuramente ci sono alcune criticità, però anche su questo sinceramente non è il caso di costruire, come spesso si legge, un allarmismo. Criticità, dice il ministro Fitto nell'informativa urgente alle Camere chiesta a gran voce dalle opposizioni, in particolare su asili nido, sperimentazione di idrogeno nel trasporto pubblico e piano per Cinecittà, progetti in scadenza a fine giugno per ottenere la quarta rata, 16 miliardi. Allo stato attuale siamo ancora a lettera morta, cioè un elenco di buoni propositi senza nessun dato chiaro e concreto. Le opposizioni restano sul piede di guerra, però, anche perché a pochi giorni dalla scadenza della proroga da parte dell'Unione Europea non c'è ancora certezza sulla terza rata. Il ministro tranquillizza, è questione di ore, dice, sottolineando come sugli obiettivi di questa terza tranche, criticati dalla Commissione, come gli stadi di Firenze e Venezia, questo governo non c'entri nulla. Dovrebbero andare da uno psicanalista, io glielo consiglio, gliene posso consigliare uno buono, perché la Lega e Forza Italia stavano al governo. Il PNR non è di Fitto e non è nemmeno di Giuseppe Conte, anche se poi quei soldi li ha portati lui. Il PNR in questo momento è una straordinaria occasione per il Paese e non possiamo permetterci di sprecare anche solo un euro. Ma Fitto rassicura, il governo vuole spendere tutti i fondi del PNRR, lanciando un messaggio chiaro anche all'interno della stessa maggioranza. Il problema è sempre che sono soldi a prestito. I soldi a prestito vanno spesi per cose utili. E mentre le agenzie di rating avvertono che problemi nell'attuazione del PNRR potrebbero contribuire a mettere a rischio il rating dell'Italia, sul governo dall'Europa arriva un'altra tegola, l'ultimatum sulla ratifica del MES. Moody's non è il Vangelo, ci sono delle agenzie di rating che esprimono certe posizioni e altre che ne esprimono altre, quindi ci preoccupiamo di assumere i provvedimenti che servono per dare stabilità al nostro debito e per cercare di lavorare per lo sviluppo del paese. La notte del 25 di febbraio il Partito Democratico ha fatto una mutazione genetica. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole. E siamo a 3. Enrico Borghi è il terzo che decide di abbandonare il PD a guida Schlein. Cioè Giorgia Meloni sta tentando di sfondare al centro, oggettivamente aiutata in questo da un PD che si sposta su posizioni radicali. Forse è presto per parlare di diaspora, ma i segnali sono importanti. Qualche giorno fa ha lasciato anche Andrea Marcucci, che in un tweet ha parlato di un PD troppo lontano dalle sue idee. Il primo era stato l'ex ministro dell'istruzione Giuseppe Fioroni. La Schlein legittimamente fa una delle belle primarie,
le vince, trasforma il partito di centrosinistra definitivamente in un partito di sinistra, scelta legittima, supportata dal voto dalle primarie, ma che è una scelta che non mi fa sentire più a casa. Poi ci sono gli indecisi, come il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che durante la campagna congressuale aveva espresso delle perplessità. Se i fondamenti del PD verranno stravolti, allora io lascerò il Partito Democratico perché sarà diventato un'altra cosa. E dopo il risultato delle primarie ha ribadito alcuni dubbi. Credo che Ellie debba avere capacità di ricucire, di valorizzare le diverse energie che si ritrova dentro il Partito Democratico. Dipenderà da lei. Vedo tutti gli aspetti anche di potenzialità di quello che è riuscita a fare, non soltanto i rischi, ma certamente ci sono anche dei rischi. Siamo solo all'inizio? Qualcuno, mesi fa, aveva già lanciato la scommessa. Ho detto che se Elly Schlein diventa segretario del PD, metà partito parsa con voi. Forse sono stato prudente. Ma cosa deve dire Renzi? È ovvio. È impulsivo, di natura. Aspetti e veda che cosa fa la Schlein. Lo sapete, l'antica vulgata, no? L'abito non fa il monaco, ma forse fa il politico, cari miei, perché uomini e donne, molto più spesso le donne, devo dire, finiscono sui giornali in mezzo a polemiche pazzesche per vestiti, accessori, vezzi estetici, che a volte sono un vero e proprio manifesto politico. Con il prossimo servizio vi saluto, vi ringrazio di averci seguito, vi do appuntamento a domattina qui, in questo studio, con la nostra Aria che tira. Grazie. Pronto? Ellie, oh come sei gentile. Ah, ti ho detto qualcosa? L'armo cosa? Se è vero che l'armocromia non fa il segretario, meglio, la segretaria, il look da sempre fa la politica. Memorabile l'ossessione, sin dai tempi di Publitalia, di Berlusconi per la barba, considerata troppo di sinistra e per questo bandita dal look del calciatore e del candidato ideale. Attilio, lo sai bene che c'è una cosa su cui non sono assolutamente d'accordo. Quella barba lì te la devi tagliare. A sinistra anche lo stile detta scelte divisive. Bello, bello impossibile. Io la barba ce l'avevo da qualche anno, gli occhiali li avevo già acquistati. Una spuntatina la barba e gli occhiali, quelli non sono occhiali a goccia. Quella è una parabola per le onde gravitazionali. Nella stagione dei populisti al governo il tocco ricevetteria istituzionale è la pochette a quattro punte, più della cravatta, dismessa simbolicamente al momento dell'addio. La cravatta per molti in questi anni ha contraddistinto il mio operato da capo politico. Te la levo io stamattina. Vabbè, passerò alla storia come la donna che ha spogliato Luigi Di Maio. Come posso rifiutarmi di fare questa cosa? Nel ringraziarvi, nell'abbracciarvi, me la tolgo tu davanti a te. In casa Lega la stessa cravatta è stata declinata come optional sul torso nudo, scelta radicale del capitano delle felpe per parlare dritto alla pancia del paese. È una pescheria commovente, questa è solo la fine di un sontuoso percorso. L'altro Matteo, che parlava ai ragazzi col chiodo alla Fonzi di Happy Days, è oggi un maratoneta che monitora calorie e movimenti. Tutto diverso quando era premier. Renzi è bello, per me neanche tanto. Le consiglio pure di dimagrire perché sono pure anche inchiattito in campagna elettorale. Se non fa notizia l'attenzione delle donne di destra alle questioni di bellezza, per quelle di sinistra è stato sempre più difficile liberarsi dal diktat della sobrietà, che fa a meno di abbinamenti e palette. Mi faccio le mesh, mi faccio la tinta. Il nostro stile di fare politica è uno stile ladylike, cioè uno stile che deve piacere. La Meloni di governo, che in passato cedette alla tentazione di una copertina in costume tricolore, concilia oggi stile e comodità nelle lunghe giornate di palazzo. Ma a destra, come a sinistra, la forma resta sostanza. Ritengo che il diritto all'eleganza, il diritto alla moda, è una libertà.